Amici di Brescia Ancora, oggi siamo a San Felice del Benaco, sul lago di Garda, provincia di Brescia, posto meraviglioso, ma altrettanto meraviglioso è quello che ci andiamo a mangiare oggi e scommetto che molti di voi non l'hanno mai assaggiato. Dico ragazzi, avete visto che spettacolo? Allora, adesso vi dico bene dove sto. Siamo a San Felice del Benaco del Benaco. Io ancora non ho capito come si pronuncia, magari mi aiutate voi. Allora, questo è il ristorante La Dispensa, ok? Lui è Michele, è il proprietario del ristorante. Ciao Michele. Ciao Michi. Bel nome, piace. Grazie, ottimo. Però da te torniamo tra poco, perché io vi volevo presentare Paolo. Ciao Paolo. Ciao. È entrato, lui è lo spacciatore di ciccia del ristorante La Dispensa, macelleria Alebardi. Voi state a Gussago, sì? Sempre provincia di Brescia. Sì. Una delle macellerie, mi dicevi, più antiche. Antiche, storiche della Lombardia. Allora, tu servi tanti ristoranti, ovviamente, esatto. Noi siamo venuti qua oggi. Questa è tutta carne che troviamo in carta, qui al ristorante, sì? La Dispensa. Però ci devi dire di che carne parliamo. Questa è uno nostro orgoglio, che è una carne italiana, come potete vedere dal marchio. E come è ben chiaro, il grasso giallo esterno, questa, la copertura, che bestia è questa? È una vacca, sì? Italiana del Trentino, anche questa. Allora, io qua già dico una cosa, qui sfatiamo già due miti. Allora, sì? Uno, che la carne italiana non sia amarezzata, e qui mi sembra che l'amarezzatura è interessante. È vero. Il secondo è che il grasso giallo, qui sono convinti che il grasso giallo appartenga solo alla Spagna, alle vacche vecchie. In realtà pure se uno prende una direzione riesce ad arrivare a questi ritmi. Questa è la bavarese, è una carne con un'amarezzatura intracapillare, muscolare importante. È un animale giovane, non sicuramente dall'età della vacca italiana. Questa, secondo te, quanti anni aveva quando è stata? Almeno sette anni di vita aveva. Questi sono piccoli allevamenti, no? Sì, sono chicche che trovate. Esatto, voi. Non è una cosa che si può riuscire a recepire sempre. Così. Poi io posso dire una cosa, viva i macellai che trovano ste chicche, bravo, quanto mi piaci quando trovate ste chicche in giro. Esatto. Bravo. Volevo precisare una cosa, stiamo guardando, osservando solo animali femmine, che è una lavori solo femmine per la ristorazione, esatto, ok. La femmina ha una fibra molto più gentile, più fine nella muscolatura, ed è la sua caratteristica, la tenerezza. Sono tutte grandi, belle carni da provare, vari gusti, sentori. È bello sedersi e dire. Paolo, così diciamo gli amici che ci guardano avranno un'infinità di motivi per venire alla Dispensa. Sicuramente. Questa è la fassona piemontese, che con orgoglio dico che la nostra macelleria, possediamo ancora il macello, la macelliamo, il nostro allevatore ce l'alleva da anni secondo la nostra idea, alimentazione. E arriviamo, una carne che diciamo io apprezzo molto, una delle mie preferite, ma ho visto che tanta gente insomma mi segue, sulla la vacca vecchia galiziana. Esatto, il grasso giallo, come abbiamo visto prima, animali allevati al pascolo, allevati che possono dare questo. La sua prerogativa non è tanto l'amarezzatura interna, ce n'è poca, ma il sapore, il grasso esterno rilascia quel dolce della carne. Un giorno capiremo l'importanza del grasso, io mi sgolo a dirlo, questo grasso rende la bistecca ancora più buona. Allora, però io volevo accostare, se mi aiuti, il grasso giallo italiano accanto al grasso giallo spagnolo, così facciamo vedere che portare, diciamo, una bestia oltre i 6-7 anni non è solo una caratteristica degli spagnoli, ci riescono pure gli italiani. Sì. Ed eccolo qua, è la nostra grasso chicca, giallo italiano, grasso giallo spagnolo. Fantastico. La soddisfazione. Paolo, fammi capire, voi quanti ristoranti servite? Parecchi, ci stiamo facendo conoscere e siamo. Ma dove arrivi? Dalla Sicilia a Sondrio abbracci tutta l'Italia? Ci siamo. C'è un interessato, alza il telefono e vi chiama. Volentieri, ci siamo. E voi ci arrivate? Ovunque. Tutto bello, tutto strepitoso, tutto meraviglioso, ma non è questo il motivo per cui siamo venuti fin qua su. Seguitemi. Questo ristorante si caratterizza non solo per la carne, infatti nel menù ci sono tante offerte di pesce. Allora, io che sono un ghiotto di crudi, ho chiesto a Michele se mi preparava un plateau Bretagna, ed eccolo qua, guardate che meraviglia. Io sono ghiotto di ostriche, che me ne assaggio una. Mortacci, quanto è buono, aspetta, visto che c'è sta, ma mangio pure questo. Madonna, mi mangiare tutto. Ragazzi, però non è per il plateau Bretagna che siamo venuti qui, ma per lei, l'asina nostrana.
Ma voi l'avete mai mangiata l'asina nostrana? Io mai. Michele, mamma mia che meraviglia, che profumo, bufalo campano, ah. L'asina nostrana, poi ce l'assaggiamo, grigia alpina, ragazzi guardate che marezzatura, mamma. Sta grigia alpina, Giacomo se ti avvicini qui è godimento puro, ma poi abbiamo, guarda giù, cavallo, tu lavori questa roba, sì. Un cavallo così. Cavallo raramente così, perché geneticamente lo sai meglio di me, è super magro, però quando è così non riesco a lasciarlo in macelleria. Ma io non l'ho mai vista una cosa del genere, in tutta Italia. Bisogna venire alla dispensa di San Felice. Bravo, ragazzi, io un cavallo così marezzato non l'ho mai visto. Sul cavallo è un po' come la religione, c'è chi non lo mangia e c'è ci chi sta, lo mangia, però se vi piace il cavallo, ragazzi, questa è una chicchetta. Sashi, short haul, grigia alpina, fresona bianca, qua ci sono due oche che stanno frollando. Esatto. Fermi tutti, io vorrei assaggiare, se tu sei d'accordo, l'asina. Buonissima. Non l'ho mai assaggiata in vita mia. Il cavallo così marezzato, mai visto in vita mia. Fantastico. La terza, scegliela te. La scelta, sì, ti faccio assaggiare questa sashi con più di 100 giorni adesso. Perfetto, allora, come dicono, diciamo, al sud, esci l'asina. Queste sono le tre carni che oggi si assaggiamo, un cavallo marezzato, così io non l'ho mai visto in vita mia, sashi finlandese e l'asina nostrana, lombetto piccolo. Carne sulla quale io ho tantissime aspettative. Lei è la protagonista del nostro arrivo qui in provincia di Brescia. Me ne arrivano 3-4 pezzi all'anno. Arriva dalla Valtrompia, che è una delle tre valli bresciane. Ok. Roba rarissima, tutta totalmente grass fed. Questa è proprio, non è brada, di più. Io lavorerei tanto al sangue. Molto sangue, viva. Ok. Appena ascoltata. Io direi che 4 dita possono andar bene. Va bene, ok. Va bene, okay. Facciamo. Sì. Ok, 4 dita, perfetto. Voilà. Colpettino. E voilà. Bella, sono. Ha una micro infiltrazione di grasso, sì, anche questa. Sì. Senti proprio il profumo di carne sana. Amici, io sono quasi emozionato nel raccontarvi quello che ho in mano, però ci tengo a farvelo vedere perché io chicche del genere non ne ho viste. Una cosa intrigante è che tu grigli sopra un barbecue. Sì, è un mini barbecue. Tu hai piazzato sotto la cappa. Esatto. Spiegamo, tu hai 30 coperti. Sì, 30 coperti. Quindi vuoi permettere questa lavorazione quasi sartoriale. Molto sartoriale, esatto. Una. E due. Dopo averla cotta e lasciata soprattutto riposare almeno 20 minuti, la incidiamo dall'osso. E noi come facciamo? Come vedete la carne è ancora molto indietro, Michele me l'ha chiesta chiaramente molto il sangue. Adesso noi facciamo questa cosa qui. La tagliamo e la facciamo scaldare in forno per 5 minuti a 100 gradi in modo tale da arrivare col calore al cuore. Quindi ragazzi, vi ricordate, avevamo fatto un video in cui parlavamo delle reverse, quindi prima forno e poi griglia, tu invece fai un reverse contro mano. È una, questa è una tecnica un po' particolare. Prima griglia e poi la rigeneri in forno. Abbastanza lenta da fare. 98 gradi? 98 gradi. Adesso facciamo 8 minuti e vediamo. Mentre le nostre tre bistecche fanno la cottura in forno, quello che io ho chiamato il reverse contro mano, Rasmus, lo chef, ciao Rasmus, ci teneva a spiegare i suoi piatti, ovviamente in lingua originale, perché oggi siamo internazionali. So Rasmus, please explain me your dish. Va bene. Right here you got the farfalla with piselli and red currant, there are some dried olives. Over here you got salmarino. With smoked cheese, lemon, buckwheat, and then there's a salsa and arafano. Salsa arafano. Over here you got the faraona with chipotle and some compressed apples, and then there's a sauce on veloute. Okay. And over here is the tata of asino with fermented peppers. Okay, your English is good, but what about your Italian? Quando impari italiano? No, parlo italiano. Perché? Un po', però no, giusto. Grazie Erasmus. Grazie a voi. Che assaggio che qua? No, no. Ah, ok, come va bene. Can I... Yes, please. Ragazzi, io non è per niente, ma la coscia di faraona mi intriga. Vado? Va. No, buona. There's no bones in. No bones. No bones. Non c'è boneless, l'osso. So you can eat the whole thing. Oh, hanno tolto l'osso. Grazie, Rasmus. Caldo, grazie a voi. Buona.
questa dimostrazione che questa non è una steakhouse, ma è un ristorante tout court, ok? È un ristorante dove si trova un sacco di roba buona. Tra l'altro sto ragazzo ha lavorato nei ristoranti stradali di New York, insomma non è decisamente uno sprovveduto. Buona fauna, ma io sono venuto qua per la Sina. Andiamo qua. E voilà, dopo i nostri circa 10 minuti, le nostre meraviglie sono pronte. Partiamo con lo scopo del viaggio, l'asina nostrana. Arriva anche il cavallo super marezzato, okay. La sashi con più di 100 giorni di frollatura. Qui non vi offendete, ma io le forchette in questi casi non la uso. Questo da sola avrebbe meritato il viaggio. Un goccetto di vino. A proposito, apro parentesi, qui c'hanno 300 etichette di vini naturali. Buoni, lo potete bere quanto volete, la mattina la testa non gira. Cavallo extra marezzato, cotto al sangue, che più sangue non si può. Io penso che una cosa così non l'ho mai mangiata in tutta la mia vita. Asina della Valtrompia? Ecco di qua. Mi dicono essere rigorosamente grass-fed, cotta al sangue, solo un po' di sale grosso. Ragazzi, segnatevi l'indirizzo, prenotatevela, fatevela mettere sotto chiave. Questa merita i 650 km che io e Giacomo ci siamo fatti. Cottura al sangue come piace a me. Delicata. C'è niente a che vedere col cavallo. Una carne però c'è un suo carattere. Buono, ragazzi, strepitosa. Strepitosa. Passo all'osso. La dispensa, avete capito che tipo di ristorante è e che cosa vi propone? A me non resta da dire più niente, se non due cose. Uno, segnatevi l'indirizzo e venite a trovarli. E due, vi saluto e come dico sempre, che la brace sia con voi. Ciao! Mortacci, quanto è buono! Ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi una cosa: se volete, Michele monta sul suo track e vi raggiunge a casa vostra, nel vostro giardino, feste, matrimoni, aperitivi, battesimi, quelli che vi pare. Michele, tu lo so che fai tante cose col track, le tre di cui vai più orgoglioso? Allora, burger tartare di fassona piemontese, buono, il wurster, agri wurster tagliato a coltello, buono. E le nostre costine al barbecue.